Il TAR si era pronunciato nel 2021, dunque la giustizia ha parlato in modo definitivo, non essendoci stato ricorso, ma alcuni residenti della zona di Cicognara faticano a mandare giù il boccone amaro. Parliamo della casa estiva di Grazia Deledda, scrittrice sarda, Nobel per la letteratura nel 1926, vicino alla quale sono stati autorizzati i lavori di ampliamento di un noto macello. A ripercorrere le tappe l'avvocato Paolo Antonini. Un gruppo di cittadini si sono opposti a un ampliamento produttivo lì, vicino a quest'area, ritenendo che ci dovesse essere un maggiore rispetto per questo insediamento che è, ricordiamo, tutelato dalla soprintendenza, perché è la casa dove abitò per varie stagioni estive, appunto, la poetessa sarda Grazia Deledda. Sostanzialmente si contestava che questo ampliamento non fosse un ampliamento così soltanto di stoccaggio, come dichiarato negli atti per i quali era stata richiesta alla pubblica amministrazione l'autorizzazione, ma un vero e proprio ampliamento produttivo. Ci furono accertamenti durante i quali si è verificato, ad esempio, che nonostante fosse dichiarato negli atti che il passaggio degli autocarri erano di due al giorno, accertamenti della polizia locale di Via Dana verificarono che invece gli autocarri che passavano al giorno erano 22, tanto per dire come, insomma, l'ampliamento fosse importante. E se la giustizia, come detto, ha parlato, ecco che dalle scarpe dei residenti del Comitato di Cittadini qualche sassolino esce comunque. È spiaciuto anche che l'amministrazione provinciale di Mantova, nel rilascio delle autorizzazioni ambientali, sostenesse che il tessuto circostante non aveva una valenza paesaggistica, una storia che forse aveva la necessità di una maggiore attenzione, per un ricordo di una poetessa e di una storia anche ambientale che forse meritava maggiore attenzione.